Ora vediamo come funzionano gli animatori e come è possibile sommarne di diversi per raggiungere il risultato che desideriamo. Qui abbiamo un livello di testo. Andiamo quindi ad aggiungere un animatore e cominciamo con la posizione. Cominciamo con la posizione e andiamo a sfasare. Portiamo proprio fuori dal quadro. In questo modo. Ora, all'interno abbiamo i nostri selettori per cui possiamo far piovere il nostro testo all'interno. Per cui diciamo che partiamo da 0 e arriviamo a 2 secondi in cui il testo è completamente entrato all'interno dell'immagine. Per cui al momento l'animazione è semplicemente questa. Abbiamo aggiunto un solo animatore, che poi ha delle proprietà avanzate su cui potremmo lavorare, ma per adesso lo lasciamo così, perché quello che vogliamo fare è andare ad aggiungerne degli altri. Per esempio, possiamo aggiungere una scala. E vediamo che ci posizioniamo qui così vediamo una lettera in transizione. Vediamo che possiamo diminuire la scala. Diminuendo la scala, quello che otteniamo è che le lettere sono più piccole quando entrano e diventano più grandi quando arrivano. Funziona anche al contrario, ovviamente, potrebbero essere più grosse e cadere dentro diventando più piccole. Non ci fermiamo qui perché aggiungiamo un altro animatore e aggiungiamo quello della sfocatura. Torniamo su una lettera in transizione così lo vediamo. Ora, la sfocatura è molto interessante perché ha gli assi, per cui io posso sfocare tutto insieme. Ma posso anche sfocare solo un asse. Questo è l'asse orizzontale e questo, che è quello che mi interessa, è l'asse verticale. Perché in questo modo quello che io ottengo è questo. Molto carino. Ci sono altre cose che si possono fare perché non c'è limite al numero di animatori che si possono aggiungere. Io in questo momento potrei inserire, per esempio, intanto potrei modificare la posizione che ho già inserito. Io ho qui la posizione, ho già sfasato l'asse verticale, ma io potrei sfasare anche quello orizzontale. In questo modo le lettere pioverebbero con una direzione. Potrei anche a questo punto aggiungere un'opacità. La metterei quasi a zero. Vediamo proprio a zero cosa succede. Ovviamente è un po' lentino, l'abbiamo fatto per vederlo bene, ma adesso la mettiamo a 1 secondo. E potremmo andare avanti, potremmo aggiungere una rotazione, per esempio. E andando ad aggiungere una rotazione, la nostra lettera arriverebbe lievemente storta per andare poi a mettersi giù dritta. Non c'è limite alla nostra fantasia con gli animatori.